Una piccola e bella cittadina sui colli del Paraná del Nord in Brasile, Cornelio Procopio, sviluppatasi agli inizi del secolo Novecento attorno ad un'importante stazione ferroviaria, prezioso punto di riferimento per l'attività produttiva del caffè. Ora la città vanta circa 50.000 abitanti ed è in pieno sviluppo per quanto riguarda attività commerciali e industriali nel settore di prestazioni di servizi, istituzioni, cultura e turismo. Una città con qualità di vita tra le più affidabili, dove si vive veramente bene e dove vale la pena veramente di fare del buon turismo. Nel cuore della città, in un antico deposito di caffè, opportunamente adattato e modificato, è sorto un centro che accoglie le opere e i lavori di artisti locali, chiamato Casa dell'Artigiano. Ottima l'iniziativa comunale, quella di raccogliere finalmente in spazi adeguati e stabili gli artigiani della città, facendo risaltare l'arte di artisti come il signor Martelli, soprannominato Piri. Por exemplo, aqui eu estava falando lá no centro cultural, mas lá é muito difícil, tem que ficar todo dia lá e aqui já tem as pessoas, né? Então eu estou fazendo aqui por causa da turma que vem de fora, né? Con il legno e l'alluminio, Piri costruisce dall'età di 17 anni, quando già lavorava in un'officina meccanica, piccoli modelli di automobili e altri oggetti fedelmente costruiti e assemblati, come questo splendido modello di bicicletta in miniatura dalla lunghezza di circa 20 cm. Davvero impressionante e lodevole. Sul punto più alto della città, dove va a terminare la strada principale che attraversa il centro, il corso 15 novembre, domina il maestoso monumento al Cristo Re. Si tratta della più grande statua in bronzo di tutta l'America Latina, dall'altezza di quasi 24 metri. Costruita fra 1957 e 58 dallo scultore di origini italiane Arlindo Castellani de Carli di San Paolo del Brasile. Da lassù si gode una vista meravigliosa a 360 gradi dei suggestivi dintorni della regione, ma soprattutto si domina e si ammira questa meravigliosa cittadina del Brasile che è Cornelio Procopio.